Rufus, allora, che cosa hai visto, bello? Un fagiano? Oh, ma che ti sta succedendo, Rufus? Ti comporti come se avessi visto un fantasma! Oh, un fantasma! Oh, aiuto, un fantasma! Non urlare, i fantasmi non esistono! Un fantasma! No! Aiuto! Un fantasma! Hai sentito, signor Nilsson? Nel castello c'è un fantasma, proprio come ha detto quella signora. Dobbiamo dare il benvenuto al nostro ospite. Sì, cioè al fantasma nuovo arrivato. Sei d'accordo? Beh, io ci vado lo stesso. Torno presto. Hopla! Sono proprio curiosa di vederlo. Yuhu! Fantasma! C'è nessuno in casa? Non avere paura, io credo ai fantasmi. Ma è chiaro che loro non credono a me. Non ne sarei così sicura. Oh, salve, che ci fai qui? Sono venuta a cercare la Dama Bianca. Ah, il fantasma. Sei riuscita a vederlo? No. Si può sapere chi è questa Dama Bianca? La leggenda che parla di lei racconta una storia triste e molto strana. Davvero? Allora mi piacerà di sicuro. Io sono una specialista in storie molto strane. E anche un po' tristi. Non hai mai sentito quella del... Oh, poverina, è così triste che piange ancora prima di averla raccontata. Di solito io piango dopo averla raccontata, come quella volta... Scusa... Avanti, ti ascolto. Non aprirò più bocca e ti prometto che piangerò alla fine del tuo racconto. La Dama Bianca è il fantasma di una principessa che viveva tanto, tanto tempo fa in un bellissimo castello. Anche la principessa era bellissima. Da ogni parte del mondo arrivavano principi che le portavano doni favolosi e che chiedevano la sua mano. La bella principessa, però,
rifiutava tutti i pretendenti, poiché desiderava soltanto continuare a vivere nel suo castello, in compagnia delle sue amate colombe bianche. Oh? Eh? Oh! Un giorno arrivò da un paese molto lontano un principe malvagio che non accettò di buon grado il suo rifiuto. Tale fu il suo risentimento che decise di vendicarsi. E così, una notte, si introdusse nelle stanze della principessa e fece volare via le sue adorate colombe. Quando la principessa si accorse che le sue colombe erano fuggite, le si spezzò il cuore. Da allora, il suo spirito vaga per il mondo. Tutta vestita di bianco, la principessa migra di castello in castello, come un uccello in volo, alla ricerca delle sue amate colombe. Oh, è davvero una storia triste. La dama bianca apparì sempre allo scoccare della mezzanotte, nell'ora in cui le sue colombe spiccarono il volo. Certo che quel posto è terribilmente solitario anche per un fantasma, non ti pare? Oh, oh. Se n'è andata! Dico, avrebbe almeno potuto salutare! Io l'ho visto con gli occhi, bisogna assolutamente intervenire! Signori, bisogna fare qualche cosa! Bisogna che la Silenzio! Silenzio! Come già sapete, circola voce che ci sia... che ci sia un fantasma nel castello. No, non è una voce, sindaco, è la verità! Io l'ho visto con i miei stessi occhi! Ho visto la dama bianca! È vero, l'ho vista anch'io! Una visione agghiacciante, terribile! Calma, calma! Niente panico, siamo tutte persone adulte e razionali! Che cosa è stato? Cosa? È lei! È lei! È la dama bianca! Mammina! Caspiterina! Che ci fate voi qui? Mi avete spaventato! Lei mi aveva detto che dovevo imbiancare questa sala! Sì, ma non ora, non lo vede? Abbiamo tutti da fare. Oh, beh, scusate tanto. Insomma, come vi stavo dicendo, sappiamo benissimo che i fantasmi non esistono, siete tutti d'accordo? E invece esistono, e come? Ho appena detto che ne ho visto uno! Appunto, anch'io! Ma che cosa vuole da noi? Perché è venuto nel nostro villaggio? Bisogna indagare su questa storia! Sì, vogliamo delle risposte! Ha ragione! Vogliamo delle risposte! Capisco, è tutto chiaro. Qualcuno dovrà svolgere delle indagini accurate. Questo è compito loro. Vi ordino di andare al castello questa notte e di scoprire che sta succedendo. Signore, tecnicamente noi indaghiamo sulle persone e dal momento che i fantasmi non sono tecnicamente delle persone, ne consegue che tecnicamente questa indagine non è... Non è tecnica, ecco. Sciocchezze. Tecnicamente, se non volete perdere subito il posto, dovete indagare su quel fantasma. Sì, signore. Piano, non andare così veloce, siamo quasi arrivati. Guarda che io sto andando più lento che posso. Oh, fosse per me io non andrei del tutto. E poi non è giusto, i fantasmi non sono di competenza della polizia. Hai ragione, questa è una missione che aspetterebbe ai vigili del fuoco. Sì, o alle squadre speciali. O a quelle antifantasmi. O a chi ti pare, ma di certo non a noi. Ehi, che cosa è successo? Perché ti sei fermato? Non lo so, è la macchina che si è fermata. Magari c'è qualcosa fuori posto. È vero, hai un piede sul freno. Ops, scusa.
Chissà come avrà fatto a finire lì. Ehi, ma guarda dove siamo. A Villa Villa Colle. Oh, quanto vorrei che Pippi venisse con noi. Ah, davvero? Ma in questo momento sarà intenta a fare i biscotti. Già, o a fare le capriole. Oppure starà andando su e giù per il camino. Rassegniamoci, non c'è via di scampo. Aspetta, anche se non possiamo portare Pippi nella nostra rischiosissima indagine, possiamo portare la nostra rischiosissima indagine a Pippi. Che cosa vorresti dire? Agente Kling, propongo di interrogare una certa signorina Pippi Calzelunghe nella sua abitazione, a Villa Villa Colle. Questa è un'idea geniale, agente Klang. Potrebbe essere una distrazione utile, no, volevo dire una testimone utile. Andiamo. Ehi là, chi sarà a quest'ora? Agente Kling, agente Klang, bravi, siete venuti a trovarmi. Sì, stiamo svolgendo un'indagine. Proprio così. Hai visto per caso qualche faccia strana a girarsi da queste parti? Strana come? Così... No, cioè, sai se sia arrivato qualche nuovo vicino nei dintorni? Non so, ma ho incontrato una signora che mi ha chiesto la strada per il castello. Ti ha chiesto la strada per il castello? Questo potrebbe essere l'indizio giusto. Per fare che? Senti, ti dispiacerebbe venire con noi per identificarla? No, di certo. Tanto più che stavo giusto per andare al castello a vedere il fantasma. Ma tu non crederai veramente che ci sia un fantasma nel castello? Dimmi di no. Lo credo e come. Anzi, non vedo l'ora di conoscerlo. Su, andiamo. Ma io non vedo niente di niente. No, non c'è l'ombra di un fantasma. Andiamo via. No, sì. Non si può andare via così. Sarebbe molto offensivo. Voi come ci rimarreste se qualcuno venisse a trovarvi e se ne andasse senza neanche prendere un tè? Andiamo a salutare la Dama Bianca e di corsa. Di corsa, Klang? Certo. Oh, insomma, vi decidete a entrare da soli o devo portarvi in braccio? Ehi! Mi sa che tutto sommato non è stata una buona idea coinvolgere Pippi in questa indagine. Quante storie! Adesso cerchiamo la Dama Bianca, lo so che è qui. Dai, forza, vieni fuori, fatti vedere! Ehi, aspettaci, Pippi! Ho tanta, tanta paura. Sì, anch'io. Paura di cosa? I fantasmi fanno meno paura di certa gente. Io ho conosciuto dei tipacci da far venire i brividi. Dei brutti ceffi capaci di tagliarti la testa in 4 e 4, 8. Mentre i fantasmi... Ehi, ma dove siete finiti? Noi stavamo cercando delle prove. Esattamente, delle prove. Il fantasma mi ha preso! Aiuto, aiuto! Grazie! Ma va, guarda, è soltanto una vecchia armatura! Su, avanti, il dovere ci aspetta! Il mio piede! Mi hanno catturato! Ma no, è solo l'elmo! Tutto questo baccano avrà spaventato il fantasma! Sarà andato a nascondersi! No, Pippi, no! Wow, dei veri pipistrelli! Perfetto, dove c'è un pipistrello c'è un fantasma! E adesso ce ne possiamo andare! Ti prego! Alto là, mi è venuta in mente una cosa. Dobbiamo aspettare la mezzanotte. La Dama Bianca compare a quell'ora. Venite! Adesso che ora è? Mancano 10 minuti alla mezzanotte. Magari la Dama Bianca ha altri impegni e stanotte non può venire. Magari. E se ci diamo un pizzicotto ci svegliamo da questo incubo. È mezzanotte, Pippi. Possiamo andarcene adesso? Pippi? Ma dov'è finita? Ah, eccola là. Pippi, guarda, siamo qui. Pippi? Pippi! Oh,
Aiuto! No, no, Arciuffa, mi è sfuggita di nuovo. Forse è meglio così. Ciao, ancora tu. Chissà perché la cosa non mi stupisce. Hai visto la Dama Bianca? Io... Sarà riuscita a trovare le sue colombe? Credo proprio di no. No, anzi, ne sono sicura. E sto cominciando a pensare che non ci riuscirà mai. Anche se continuerà a cercarle in eterno. Solo la Luna conosce il futuro. La Luna? Ma che cosa c'entra la Luna adesso? Ehi, è scomparsa di nuovo. Eh sì, quella signora è proprio un po' stramba. Basta, devo trovare la Dama Bianca a tutti i costi. Forse è solo molto timida. Yuhu, Dama Bianca! Se sei stanca di abitare in questo vecchio castello, ti ospito io volentieri a Villa Villa Colle. Ma dove si sono cacciati Kling e Klang? Aiuto! E lei ha bisogno del mio aiuto! Ragazzi, che avventura avvincente! Io che aiuto un fantasma! Grida ancora! Dimmi dove sei! Sono qua giù! Quello non è il fantasma, è solo Kling. Resisti, Kling! Sto arrivando! Ma dov'è? Oh, povero me! Kling, sei tu? Sì, ti prego, aiutami, Pippi, non ce la faccio più! Oh, sì che ce la puoi fare! Mio nonno se ne stava appeso al pennone della sua nave per ore e ore. Pippi! Diceva che da lassù c'era una vista stupenda. Ah, Pippi, sto cadendo! È proprio quello che è successo un giorno anche a mio nonno. Per sua fortuna io l'ho acchiappato in tempo. Klang era appeso con te? No, è andato dall'altra parte. Allora forse ci conviene cercarlo. Magari se l'è filata a casa. Chissà che cosa c'è qui. Ehi, c'è qualcuno? Klang, sei qui? Aiuto, aiuto! È il mio collega, è mio dovere salvarlo. Niente paura, Klang, mi precipito! Wow! Ma che cos'è questo posto? È una sala giochi dell'epoca medievale? No, questa è la sala delle torture. Sul serio? E perché voi due vi volete far torturare? No, che non vogliamo. E allora perché siete venuti a giocare qui? Falla finita e tiraci fuori! Silenzio, silenzio! Ho detto di fare silenzio! Agenti, illustrateci i risultati della vostra indagine. Signor Sendako, possiamo riferire con assoluta certezza che c'è un terribile diabolico fantasma che infesta il vecchio castello. In tutta la mia carriera non ho mai incontrato una mente criminale più malvagia. Quel fantasma mi ha letteralmente sollevato di peso e scaraventato fuori dalle mura del castello. Cosa? È solo grazie alla mia agilità che ho salvato la pelle. E non è tutto. Il fantasma, trasformato in pipistrello, mi ha imprigionato giù nelle segrete. Oh! È solo grazie al coraggio del mio collega che ne sono uscito vivo. Bisogna assolutamente... Silenzio, vi prego, silenzio. I miei complimenti, agenti. Ed ora, che cosa contate di fare contro di lui? Di fare contro chi? Non so. Non credo a una parola di quel che avete detto. Possibile che non abbiate scoperto niente? A dire il vero, no, un momento. Ci hanno raccontato che alcuni giorni fa è arrivata qui al villaggio una straniera e ha chiesto la strada per il castello. Una straniera? Questo chiarisce ogni dubbio. È lei l'artefice di tutto. Quella donna deve essere trovata e catturata. Agenti, trovate subito quella donna. Signor, sì! Ma da soli? Avete ragione, vi aiuteremo noi. Alt, siete decisamente fuori strada. Quella signora è solo una turista e non fa niente di male. Anche la Dama Bianca è innocua, sta solo cercando le sue colombe. Che razza di assurdità! E chi te l'ha detto?
La straniera! La straniera! Per forza dice quel che le conviene! E io dico che quella donna va catturata a tutti i costi! Dunque è deciso! Questa notte andremo tutti al castello per catturare la straniera e il fantasma! Come se loro sapessero come si cattura un fantasma! Scommetto che non hanno nemmeno tutta l'attrezzatura giusta! In ogni caso non posso lasciarli andare a spaventare la povera Dama Bianca. No, devo fare qualcosa. E credo anche di sapere cosa. Ci siamo! Ora noi circondiamo il castello mentre voi due entrate e stanate le due intruse. No, aspetti, perché invece non entrate voi e noi sì, due? Sì, e noi due circondiamo il castello. Finiamola di perdere tempo. Datemi da fare, smidollati! Trovate quella donna! E se poi... Andate! Guardate! Forse non riuscirò mai a conoscerti, ma ti ho portato lo stesso un regalo. Spero che funzioni. Su, coraggio, gente! Andiamo a catturare quel fantasma! Che è successo? Dov'è svanito il fantasma? Beh, non lo so. Non ne ho idea. Quel simpatico fantasma non tornerà più a darvi fastidio, ve lo garantisco io. Beh, mi ritengo soddisfatto. Torniamocene tutti a casa, gente! La caccia è finita! Il fantasma è scappato! E ti dicevo, quel fantasma non ha avuto il coraggio di affrontarci faccia a faccia! Tu non vieni con noi, Pippi? No, voglio restare qui ancora un po'. Ehi! Io ho liberato 3 colombe, ne sono sicurissima! Eppure mi sembra di vederne 4 nel cielo! I fantasmi mi mettono sempre un grande appetito, signor Nilsson, soprattutto a mezzanotte. Ma chi sarà? Un'altra visita. Ah, sei tu. Sono passata a salutarti prima di ripartire e a ringraziarti. Di che cosa? Oh, beh, di tutto. Ma la Dama Bianca ha ritrovato le sue colombe? A dire il vero, non lo so per certo, ma penso che non vagherà più di castello in castello. Hai sentito, signor Nilsson? Ce l'abbiamo fatta! Non è meraviglioso? Ah, senti, che cosa... Se n'è andata di nuovo. Signor Nilsson, sarà lei la Dama Bianca? Penso che non lo sapremo mai.